In studio Viviana Sammito. Buonasera ancora, bentrovati al nuovo appuntamento con MTG. In apertura vi parliamo dei casi di Covid-19 a Ragusa con l'agente della polizia locale di Vittoria, risultato positivo al coronavirus, e anche un familiare. Entrambi sono asintomatici, in isolamento domiciliare. La situazione è sotto controllo, ha garantito il direttore generale dell'ASP 7 di Ragusa, Angelo Alicco. E risultano invece negativi i tamponi effettuati da alcuni agenti della polizia locale. Ma continua il contact tracing, cioè la mappatura dei contatti che i positivi hanno avuto con le altre persone. Ai fini della prevenzione, infatti, vengono sottoposti tutti a tampone. Facciamo il punto nel servizio di Veronica Puglisi. Continuano le indagini epidemiologiche per risalire ai possibili contatti avuti da un operatore della Polizia Locale di Vittoria risultato positivo al Covid-19. Dagli accertamenti effettuati è risultato positivo anche un familiare. Sono entrambi asintomatici in isolamento domiciliare. Queste le notizie pervenute dall'ASP di Ragusa. La situazione è sotto controllo, ha dichiarato il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale, Angelo Alicco. Questa mattina, ai fini puramente precauzionali, si è proceduto alla sanificazione della sede della Polizia Municipale a Fanello, stessa procedura per Palazzo Iacono, questo stando a quanto ha comunicato la nota del Comune di Vittoria. Alcuni degli operatori della Polizia Locale, ha dichiarato Alicco, sono stati sottoposti a tampone risultati negativi. L'ASP continuerà con gli esami per accertare o meno la positività da Covid-19 sul resto del personale della Polizia Locale. Nella giornata di oggi si registrano altri due nuovi casi positivi in provincia di Ragusa, asintomatici e in isolamento domiciliare. All'OMPA di Ragusa rimangono 4 ricoverati in malattie infettive e uno in terapia intensiva. Ieri si è registrato il decesso a San Marco di Catania di un 76enne della provincia di Ragusa. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, in una nota precisa che non risulta che la persona deceduta ieri nella struttura Etnea fosse un cittadino pozzallese, come riportato dagli organi di stampa. Intanto due migranti risultati debolmente positivi al Covid-19 e dapprima in isolamento all'hotspot di Pozzallo sono stati trasferiti in una nave quarantena a Palermo. Questo quanto comunicato dal sindaco Ammatuna. Attualmente sono 110 i migranti ospitati all'hotspot di Pozzallo, tutti negativi. Ieri 8 minori sono stati trasferiti nelle comunità d'accoglienza della Sicilia. In una frazione ad Acireale, nel Catanese, un'infermiera che lavora in una struttura privata è positiva al Covid-19, ha violato la quarantena per andare a fare la spesa. È stata scoperta dalla polizia. Sentiamo Sara Donzuso. Nonostante fosse positiva al Covid e dunque sottoposta a isolamento fiduciario obbligatorio presso la propria abitazione, una donna è stata sorpresa fuori casa, dalla quale era uscita per recarsi a un supermercato. La donna è un'operatrice sanitaria operante nel settore privato. I poliziotti, predisposti a un servizio specificatamente finalizzato al monitoraggio dei movimenti delle persone che, risultate positive ai tamponi per il Covid-19, vengono inserite negli elenchi predisposti all'azienda sanitaria provinciale Etnea, hanno incrociato la vettura della 52enne in una località marinara, Santa Tecla, frazione di Acireale, e l'hanno bloccata. Immediatamente scortata, con tutte le precauzioni del caso, presso la propria abitazione, dove ha ripreso l'isolamento domiciliare, la donna è stata denunciata all'autorità giudiziaria per la violazione della quarantena. Rimaniamo a Catania, dove due studenti del Cutelli e uno del Baccarini sono risultati positivi al Covid-19, disposta la quarantena sia per i compagni di classe che per i docenti. Ancora studenti positivi al Covid nelle scuole catanesi, un alunno dell'Istituto Vaccarini e due del Committo Nazionale Mario Cutelli. In entrambi i casi sono stati messi in quarantena ragazzi e docenti. Il ragazzo del Vaccarini pare sia sintomatico. Spostandoci allora al Committo Cutelli, la stessa scuola, attraverso una comunicazione ufficiale pubblicata sull'homepage del sito, ha chiarito la situazione. Le classi coinvolte sono la seconda C e la seconda E del Liceo Classico Europeo. Si è dunque attivata la procedura indicata dallo stesso Dipartimento di Prevenzione nell'azienda sanitaria provinciale di Catania. Pertanto è stata disposta la misura di contenimento di 14 giorni per le due classi. Tenuto conto del consistente numero di docenti in comune tra le classi e del biennio e del triennio, posti necessariamente in quarantena, si è disposta la didattica integrata.
La scuola ci tiene a rassicurare tutte le famiglie dell'avvenuta igienizzazione di tutti i locali e di tutte le superfici, banchi, sedie, maniglie, interruttori, sala mensa. Inoltre sottolineano che il monitoraggio della situazione è costante, in contatto continuo con l'autorità sanitaria competente per una tempestiva informazione delle famiglie. Il convitto Cutelli, così come tutti i presidi delle varie scuole, invitano nuovamente le famiglie a rispettare rigorosamente le misure anticontagio indicate nel protocollo di sicurezza che viene pubblicato sui siti istituzionali di tutte le scuole e a comunicare tempestivamente alla scuola qualsiasi situazione sanitaria importante. E proprio riguardo all'aumento dei casi di contagio in tutta l'isola e allo studio del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, una nuova ordinanza per contrastare l'aumento di nuovi contagi da Covid-19. Le misure finora adottate dal governo nazionale non sono state efficaci fino in fondo, secondo il governatore, che comunque ha garantito che non intende con la nuova ordinanza mettere ulteriormente in ginocchio le attività commerciali che sono già al collasso a causa della crisi economica provocata anche dal lockdown. Ancora non posso essere esplicito sulla nuova ordinanza. È chiaro che l'aumento dei contagi impone ulteriori misure restrittive che potremmo evitare e che avremmo potuto evitare se ci fosse stata una maggiore responsabilità collettiva. È necessaria una nuova stretta per contenere il virus, il cui numero di contagi sta aumentando inesorabilmente. E allo studio del presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, una nuova ordinanza anti-Covid che non coinvolge le imprese e le aziende, ma riguarda solo alcune linee guida da osservare individualmente quando si è soprattutto in luoghi dove si possono creare assembramenti. È bene sottolineare che non è intenzione del governatore una stretta sulle aziende le cui partite IVA e piccoli imprenditori hanno già sofferto abbastanza la crisi economica e molti ancora vivono nell'incubo di non poter affrontare la quotidianità perché non hanno percepito la cassa integrazione. La nuova ordinanza si rende necessaria al fine di evitare un secondo lockdown. Purtroppo gli appelli alla cautela, alla prudenza che abbiamo lanciato negli ultimi mesi non hanno sortito particolare effetto e tuttavia si tratta di misure che servono a richiamare al senso di responsabilità la comunità siciliana, non misure che possano penalizzare le attività economiche. Quella è l'ultima cosa a cui vorremmo pensare, perché la nostra terra è in ginocchio e davvero abbiamo bisogno di guardare alla ripresa piuttosto che a ulteriori chiusure. Ma come sapete, in questo caso è il virus che decide, non la politica. Cioè è l'unico caso in cui la politica guarda ai numeri, perché se il virus torna, speriamo non virulento, e allora occorre che chi ha il compito di tutelare la salute dei cittadini, e in questo caso lo Stato ha affidato ai presidenti di regione il compito di farlo, deve adottare le necessarie misure. Si sta registrando dopo l'estate in Sicilia un nuovo aumento di contagi dovuto agli assembramenti nei locali e adesso l'allerta è alta con l'apertura delle scuole. Ricordiamoci che in Italia abbiamo registrato 36.000 morti, e sono più della metà di tutti i morti civili della Seconda Guerra Mondiale fino all'armistizio. Quindi è chiaro che pur non vedendo i cadaveri ai bordi della strada dobbiamo tenere conto che questo è un virus che uccide in maniera lenta ma inesorabile. Non sprecare cibo e aiutare chi dall'emergenza epidemiologica ha subito un grave danno economico. E quanto afferma il presidente nazionale di Coldiretti, che ritiene necessarie misure ad hoc in questa direzione? La crisi legata alla Covid e la crescente povertà che purtroppo si registra tra la popolazione italiana deve portare a creare misure specifiche per aiutare chi vive in difficoltà e al contempo puntare sul non spreco del cibo. È l'idea del presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, che evidenzia come saliranno a 4 milioni i poveri costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare sia alle mense o con la distribuzione di pacchi alimentari.
Tanti dei nostri comparti hanno sofferto, soprattutto quelli legati alle esportazioni, come il settore vitivinicolo, come il comparto ortofrutticolo, come il settore anche del florovivaismo, che soprattutto nei mesi iniziali del Covid hanno perso quasi totalmente il mercato, come dicevamo, legato alle esportazioni, ma oggi con una consapevolezza di quello che è il ruolo centrale che il cibo ha sul territorio, di fronte a un impoverimento medio dei nostri cittadini e l'impossibilità per tanti, ormai contiamo quasi 4 milioni di cittadini italiani che hanno difficoltà a reperire cibo, misure messe in campo dal governo come il bando indigenti, il fondo indigenti, danno una risposta parziale, ma ancora di più dobbiamo recuperare tutto ciò che veniva disperso all'interno della filiera e metterlo a disposizione, come dicevamo, dei consumatori e dei cittadini stessi. Dopo l'esito positivo che ha registrato il test sierologico gratuito per i donatori dell'Avis, l'ASP ha prorogato il test fino al prossimo 31 dicembre. Ad oggi sono stati più di 3.000 le persone che si sono sottoposte al sierologico. Gli scopi sono due: l'individuazione di donatori positivi al fine di acquisire donazione di plasma iperimmune per evitare eventuali terapie per pazienti Covid-19 positivi, secondo quanto appunto prevedono i protocolli di malattie infettive e rianimazione. E il secondo aspetto è anche la valutazione epidemiologica della prevalenza dell'infezione nei donatori di sangue. L'esecuzione dei tamponi avverrà entro 24 ore. Un tunisino evaso dagli arresti domiciliari e sotto l'effetto dell'alcol ha cominciato a danneggiare lanciando e prendendo a calci i bidoni della spazzatura. Sono intervenuti i carabinieri intorno all'una della notte in Piazza del Popolo a Vittoria. Il tunisino deve rispondere di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica, oltre al reato di evasione, considerato che è uscito di casa pur essendo agli arresti domiciliari per altri reati precedenti contestati. Non si è registrato alcun ferito. Controllo interforze nel quartiere San Merillo a Catania, che si inserisce nel piano Catania più sicura voluto dalla prefettura. Sono stati individuati dei cittadini irregolari, sono state chiuse delle attività commerciali ed anche elevate multe per il mancato rispetto del codice della strada. Facciamo il punto in questo servizio. Pianificato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto al prefetto Etteneo, continua il controllo del territorio grazie al piano Catania più sicura, che ha consentito finora il conseguimento di importanti risultati. I controlli degli ultimi giorni si sono concentrati su San Berillo Vecchio, con un'operazione di polizia a carattere interforze, in particolare nel quadrilatero ricompreso fra via di Prima, via De Curtis e via Don Luigi Sturzo e le vie immediatamente limitrofe. In particolare sono stati controllati 16 esercizi commerciali sottoposti a chiusura temporanea, 3 esercizi per aver impiegato lavoratori extracomunitari in maniera irregolare, sfruttando la loro condizione di necessità, ed un altro esercizio per 5 giorni per violazione alle norme Covid. Un'altra attività commerciale è stata sanzionata amministrativamente per oltre 3.000 euro perché sprovvista di autorizzazione all'esercizio dell'attività. Inoltre è stata notificata ai titolari di 13 esercizi di vicinato una lettera con cui il questore di Catania diffida i titolari che hanno la necessità di evitare affollamenti e assembramenti. Nel caso in cui dovessero continuare assembramenti pericolosi, potrebbero anche essi incorrere nel provvedimento di sospensione e chiusura temporanea dell'attività. È in fase di valutazione l'adozione di provvedimenti di polizia anche in relazione ad altri esercizi pubblici già più volte controllati. Numerose poi sono state le persone identificate, 6 cittadini extracomunitari sono stati accompagnati in questura per accertamenti a cura dell'ufficio immigrazione relativi alla posizione sul territorio nazionale. Di questi, uno è stato denunciato per dichiarazioni false di generalità e un altro è risultato irregolare, un cittadino del Gambia, destinatario di un non provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. I controlli hanno anche riguardato la verifica dei contratti di locazione, molti locali fatiscenti in cui insistono attività commerciali. La squadra mobile della questura, con l'ausilio della squadra cinofile, ha anche effettuato contemporaneamente 7 perquisizioni domiciliari, aiutati dai vigili del fuoco con un sequestro di droga, rimossi 2 automezzi privi di assicurazione, di cui uno, un furgone, adibito alla vendita abusiva di frutta, privo di qualsiasi autorizzazione. Nel corso di numerosi controlli sono state anche elevate contravvenzioni al codice della strada, fra cui il mancato uso del casco e guida senza patente.
Carenza del personale alla questura di Ragusa e controllo del territorio veramente al collasso, e questa è la denuncia del segretario provinciale della COISP di Ragusa, Giorgio Scribano, che è un agente della sezione volanti, che ha anticipato anche le possibili soluzioni, chiedendo anche un incontro interlocutorio con il questore affinché si faccia portavoce delle istanze del comparto della Polizia di Stato, del COISP, al Ministero dell'Interno. Manca il personale, i poliziotti della sezione volanti della questura di Ragusa soffrono il carico di lavoro. A sollevare la questione è il sindacato COISP, il cui segretario generale provinciale di Ragusa, Giorgio Scribano, ha denunciato le condizioni lavorative con la disposizione di una sola volante composta da due elementi che risulta assolutamente deficitaria. Una problematica che assume contorni quanto mai critici durante il weekend, in quanto l'unica volante disposta viene spesso inviata a controllare il territorio di Marina di Ragusa, che dista circa 20 km dal capoluogo, per il controllo della movida e interventi di varia natura. La locale sala operativa delle volanti, allo stato attuale, dispone di un solo operatore impegnato nella gestione degli interventi, facendo emergere chiaramente che, si legge nella nota, anche in questo caso le criticità sono estremamente evidenti fino anche ai non addetti ai lavori. L'agente Giorgio Scribano ha però anche illustrato alcune possibili soluzioni, oltre ad aver chiesto un'interlocuzione col questore di Ragusa, Giuse Agnello, che ad oggi non ha ancora trovato accoglimento. Negli ultimi anni la diminuzione di personale a livello nazionale si attesta sulle 14.000 unità. Noi come sindacato COISP, in attesa di un grosso intervento del Dipartimento, chiediamo al signor questore della provincia di Ragusa di razionalizzare il personale in modo da poter incrementare il servizio di controllo del territorio. Tutto questo porterebbe una maggiore sicurezza alla collettività e soprattutto una maggiore prevenzione. La questione della carenza del personale in forza alla Polizia di Stato è da affrontare a livello centrale con il Ministro dell'Interno ed è una problematica nazionale. La Ministra Lamorgese ha sempre parlato di rafforzamento del personale, ma il numero delle unità che arriva nelle questure è veramente esiguo. Un disagio nella riorganizzazione delle risorse umane, incancrenito dal blocco del turnover, come confermato dal sindacato. Mobilitazione oggi a Roma di studenti, educatori, genitori e anche docenti per far sentire la propria voce con una manifestazione in Piazza del Popolo a Roma, indetta dal Comitato Priorità alla Scuola, nato spontaneamente da genitori, docenti e studenti nei mesi del lockdown. Hanno aderito le più importanti sigle sindacali, CISL, COBAS, FLCCG, Gilda, SNALS e WIL, oltre 80 le altre organizzazioni che hanno dato l'adesione per essere presenti alla mobilitazione nazionale. E sono in stato di agitazione i lavoratori del servizio di sosta a pagamento a Ragusa, i dipendenti della società NEAM Treli, i lavoratori non hanno ricevuto la cassa integrazione nei mesi di marzo, aprile, di metà maggio. La Fisasca CISL adesso ha chiesto anche un incontro con l'amministrazione comunale. Facciamo il punto in questo servizio. Hanno proclamato lo stato di agitazione i lavoratori del servizio di sosta a pagamento a Ragusa. La Fisascat CISL ha inviato una nota alla NAM Treeli, la società che gestisce il servizio di strisce blu sul territorio cittadino, e al comune di Ragusa. I lavoratori del servizio continuano ad operare in uno stato di disagio economico totale, denuncia il sindacato. Ad oggi infatti hanno ricevuto solamente la cassa integrazione dei mesi di marzo, aprile e metà maggio 2020. La Fisascat CISL chiede un incontro urgente all'amministrazione comunale, al fine, riporta la nota del sindacato, di evitare inutili quanto dannosi conflitti di ordine sindacale. Ad esprimere preoccupazione uno dei lavoratori, Emanuele Criscione. È dal mese di marzo che siamo stati inseriti in cassa, siamo messi in cassa integrazione, e che noi abbiamo ricevuto soltanto una volta quest'ultima, e anche non capiamo, noi tutti, io e i miei colleghi che siamo 20, non capiamo il perché le nostre pratiche vengono sempre rigettate dall'INPS. Dal mese di maggio a oggi noi siamo stati inseriti come giorni lavorativi 5 giorni al mese. Capite bene che anche il nostro stipendio non è
irrisorio dovuto al fatto appunto che lavoriamo solo 5 giorni, che viene praticamente sulle 180 euro mensile. È per questo che noi siamo in uno stato di agitazione e che potremmo fare sfociare in uno sciopero, perché non è possibile vivere con questo misero stipendio, anche perché non se ne capiscono i motivi per cui ancora continuiamo a essere inseriti lavorativamente parlando in questa situazione. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco. Attraverso l'ecobonus 110% il governo Musumeci avvierà una strategia di investimento unitaria per risanare il patrimonio abitativo della regione siciliana. Saranno gli istituti autonomi e case popolari ad avviare in ogni provincia le ristrutturazioni e le riconversioni green degli immobili, seguendo una regia precisa e di ampio raggio. L'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone annuncia così la sua partecipazione lunedì prossimo al tavolo di tutti i vertici degli ACP siciliani promosso dal coordinamento dei direttori ACP ad Enna. E continua l'opera dei palombari, dei COM subintesa ripristina la sicurezza della balneazione e della navigazione, perché dalle 23 alle 25 settembre i palombari hanno condotto delle delicate operazioni subacquee nelle acque distanti la zona del Golfo di Augusta nel Siracusano per neutralizzare un pericoloso ordigno esplosivo. Neutralizzato un pericoloso ordigno esplosivo nelle acque del Golfo Xifonio di Augusta dai palombari del COB Subim. Continuano le operazioni tese a ripristinare la sicurezza della balneazione e della navigazione. Infatti, già nei primi sei mesi del 2020, gli operatori hanno neutralizzato oltre 4.000 ordigni esplosivi dalle acque della Sicilia. Le delicate operazioni subacquee si sono svolte dal 23 al 25 settembre a opera dei palombari del gruppo operativo subacquei del Comando Subacquei e Incursioni della Marina Militare, distaccati presso il nucleo SDAI di Augusta. L'intervento d'urgenza disposto dalla prefettura di Siracusa a seguito della segnalazione dello stesso nucleo di palombari che aveva localizzato l'ordigno esplosivo durante un'attività addestrativa ha permesso di distruggere una mina ormeggiata di origine tedesca risalente al secondo conflitto mondiale. L'ordigno giaceva alla profondità di 25 metri a una distanza dalla costa di circa 500 metri. Gli operatori del nucleo SDAI di Augusta hanno rimosso la mina dal fondo e successivamente l'hanno trasportata nella zona di sicurezza individuata dalla competente autorità marittima, dove hanno neutralizzato la minaccia attraverso le consolidate procedure in uso al gruppo operativo subacquei. Tutte le operazioni sono state svolte preservando e salvaguardando l'ecosistema marino. La Marina Militare invita a segnalare oggetti che per forma e dimensioni possano richiamare un ordigno esplosivo o parti di questo, perché questi manufatti possono essere molto pericolosi, pertanto non devono essere toccati o manomessi in alcun modo. Bisogna denunciare immediatamente il ritrovamento alla locale capitanerie di porto o la più vicina stazione dei carabinieri, così da consentire l'intervento dei palombari della Marina al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza del nostro mare, laghi e di fiumi. Un corso avanzato sulle malattie rare del metabolismo si è tenuta oggi, la giornata conclusiva all'auditorium Pietro Floridia a Modica. Si è concluso oggi il corso avanzato sulle malattie rare del metabolismo che si è tenuto all'Auditorium Floridia di Modica. Si tratta di una 3 giorni che ha avuto inizio giorno 24 e ha coinvolto diverse branche specialistiche, neurologi, pediatri, nutrizionisti. Direttori scientifici del corso, i professori Maurizio Averna, Antonio Toscano e Davide Noto. Il professore di medicina interna dell'Università di Palermo e responsabile del Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Rare del Metabolismo, Maurizio Averna, ha spiegato l'importanza del progetto giunta alla sua 11ª edizione. Dimentichiamo spesso che in Italia ci sono 1 milione di malati con malattie rare, quindi se la malattia è rara come singola malattia, di fatto il numero di malati con malattie rare in Italia è elevatissimo. E quando una famiglia si trova con un piccolo paziente o un adulto affetto da una malattia rara, inizia un incubo, perché la diagnosi spesso viene fatta tardi, perché non tutti i medici conoscono la presentazione clinica di questa o di quella malattia rara, per cui secondo noi è stato importante aumentare le conoscenze e la consapevolezza nella comunità medica italiana su questo tema. Quali sono i progressi scientifici? Mentre 10-20 anni fa moltissime malattie rare
non erano curabili, quindi alla fine la diagnosi era fine a se stessa, perché poi la malattia progrediva. Adesso, grazie allo sviluppo della ricerca e della ricerca farmacologica soprattutto, moltissime di queste malattie hanno un farmaco, per cui moltissimi di questi malati, se riconosciuti in tempo e precocemente, possono usufruire della terapia, e la terapia molte volte riesce a cambiare la storia naturale della malattia. I tecnici dell'assessorato regionale ai beni culturali in visita a Scicli per avviare un percorso di monitoraggio e di verifica riguardante l'elaborazione di uno studio progettuale finalizzato al rilancio monumentale di Chiafura. A darne comunicazione è il deputato regionale Orazio Ragusa, il quale evidenzia che da Palermo si sta seguendo con attenzione l'iter che dovrebbe garantire la migliore utilizzazione dei fondi legati alla programmazione 2021-2027. Si prefigura un percorso da tracciare insieme con un assessorato regionale, di concerto con la sovrintendenza, ha ancora detto l'onorevole Ragusa, un percorso che tenga conto anche degli altri beni culturali come l'ex convento della Croce a San Matteo e anche l'ex fornace del Pisciotto. In occasione delle giornate europee del patrimonio promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali per il turismo, nella mattinata di oggi, apertura straordinaria dell'Archivio di Stato di Ragusa. Nell'occasione è stata inaugurata la mostra documentaria Educazione e Assistenza nel Dopoguerra, che focalizza l'attenzione su questioni attuali, dall'assistenza agli aiuti statali e internazionali per chi è in difficoltà, con particolare attenzione all'infanzia. Per farlo si è scelto di dare evidenza ad uno dei fondi archivistici e conservati nell'istituto. Cerimonia commemorativa oggi a 118 anni dall'alluvione che devastò tutta la città di Modica e le sue campagne, causando 112 vittime. Sono passati 118 anni dalla terribile alluvione che colpì la città di Modica nel 1902, nella notte tra il 25 e il 26 settembre. In meno di mezz'ora la città fu devastata dopo 24 ore di pioggia battente che devastò anche le campagne circostanti. La terra non riuscì più a contenere tutta l'acqua e alle 4 circa della notte i torrenti straliparono, il dislivello era di oltre 150 metri, un fiume in piena e una forza inaudita. Il ponte della catena crollò, così come furono spazzate le prime case. La chiesa di Santa Maria di Betlem si riempì di acqua melmosa per un'altezza di 3,50 m. L'acqua sfondò i balconi, allagando le stanze, dove lasciò un metro di fango. I pilastri dei ponti Pulera si incrinarono e il lato comunale di Palazzo San Domenico si riempì di acqua per un'altezza di 3 metri. Ma la furia delle acque continuò, devastando tutto quello su cui passava. L'alveo coperto di Piazza San Domenico scoppiò e l'acqua raggiunse i 10 metri di altezza dal letto dell'alveo. Anche in via Vittorio Veneto si innalzò il livello dell'acqua, una tragedia in cui morirono 112 persone, mentre i danni erano incalcolabili. Una notizia che scosse l'opinione pubblica dal nord al sud. Si formarono comitati per aiutare il territorio modicano a risollevarsi dall'apocalisse. A Palermo si raccolsero subito medicinali, indumenti, beni di prima necessità. Uno dei quartieri più distrutti fu quello di Sbalzo. Per la cui ricostruzione Milano e Palermo strinsero un patto che portò alla raccolta fondi e in un anno circa fu costruito un quartiere che ancora oggi si chiama Milano-Palermo, inaugurato nel 1904. Ogni anno la città di Modica e i suoi cittadini ricordano le 112 vittime e ringraziano coloro che vennero in aiuto con una santa messa officiata nella chiesa di Santa Maria di Betlem e la deposizione poi nell'atrio comunale di Palazzo San Domenico di una corona di alloro sotto la lapide rievocativa.
Oggi e domani la campagna Orchidea dell'Unicef Ragusa, Scicli e Vittoria, a fianco del Comitato Provinciale Unicef Ragusa, il Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco. La campagna Orchidea, che serve a raccogliere fondi per aiutare i bambini malnutriti, interesserà molte piazze italiane. In provincia di Ragusa i siti interessati sono via Francesco Bormino Penna a Scicli, piazza San Giovanni domani dalle 10 alle 13.30, piazza del Popolo a Vittoria. Ieri intanto visita del direttore generale di Unicef Italia, Paolo Rozzero, a Scicli, che ha illustrato la missione capitale dell'Unicef a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e la concretezza degli interventi e degli aiuti quotidianamente destinati all'Unicef ai bambini di tutto il mondo. Con questa notizia è davvero tutto per questa edizione serale di MTG. Grazie a tutti voi per averci seguiti e ancora buon sabato.